Grazie, grazie signor Presidente. Del tutto indegnamente mi tocca aprire questa seconda giornata dei lavori. Direi che all'alba del secondo giorno dei lavori penso di poter, come dire, ritenermi esonerato dall'obbligo di saluti, a parte quello assolutamente gradito che rivolgo a tutti i presenti, alle signore e ai signori, agli illustri relatori e a tutti i gentili ospiti. Non mi sento però esonerato dal dovere, sentito quanto gradito, di rivolgere un apprezzamento e un plauso, un vivo plauso agli organizzatori di questo convegno per il tema che hanno scelto, tema che pur collocato nel solco del rapporto tra diritto ed economia e quindi attenendo ad una tematica che ormai da tempo è stata scandagliata in mille lavori e indagata in mille occasioni, rivela sempre, fa scoprire sempre, come dire, dei nuovi angoli prospettici di osservazione procedendo di pari passo con il progredire dell'azione riformatrice della politica. Ne abbiamo avuta significativa prova ieri ascoltando le relazioni programmate su temi, su argomenti che sono stati in grado di evocare fascinose suggestioni e di provocare anche profonde riflessioni. Penso alla bella relazione tenuta dal professor Rossi, dal direttore generale di Banca Italia, che per la verità, forse anche qualche non infondata preoccupazione ha suscitato in noi avvocati amministrativisti. Penso alla relazione del professor Mantini sulla semplificazione amministrativa, l'indicazione della semplificazione amministrativa quale fattore di crescita dell'economia. Penso alla fine relazione di un amico di sempre della Camera amministrativa e oggi spero di poter dire anche dell'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti, il consigliere Montedoro, sulla rilevanza della compenetrazione tra competenze tecniche e umanistiche nella formazione del giurista, nella formazione globale del giurista moderno. Ho un ulteriore motivo di plauso da rivolgere, questo devo dire con particolare piacere, Presidente. Con particolare piacere rivolgo un ulteriore motivo di applauso agli organizzatori del convegno, alle due associazioni, l'Associazione Salentina, la Camera Salentina e la Camera Amministrativa di Bari, per la forma e le modalità di organizzazione del convegno. Perché vedete che le due associazioni, in uno spirito, in questo caso lo possiamo dire con, diciamo, avendo visto la prova, avendo già sperimentato la prima giornata dei lavori, di fervida collaborazione, abbiano deciso di unire le loro forze in questa iniziativa, è fatto non usuale per la verità nella nostra esperienza e segna una piccola svolta culturale che si propone all'attenzione, diciamo, del pubblico e in particolare delle associazioni che sono riunite nell'Unione Nazionale, e questo credo che sia, debba essere ascritto a merito dei due presidenti. Il tema dominante che sottende i lavori del convegno e le relazioni che abbiamo ascoltato ieri e che ascolteremo oggi è il riformismo giuridico, la stagione delle riforme costituzionali e istituzionali, che è un tema oggi quanto mai vivace e attuale. In questo tema credo si possa inserire in maniera non dissonante, o almeno spero, una breve riflessione sul contributo che anche l'avvocatura in generale e l'avvocatura specializzata in particolare può dare all'opera di modernizzazione del Paese e delle sue istituzioni. Devo dire che, cosa che mi capita spesso, ho condiviso fortemente quello che ha scritto recentemente un attento osservatore delle interrelazioni tra i fenomeni giuridici e i fenomeni economici, un magistrato, un fine giurista, relatore ieri, consigliere Montedoro, sulla necessità che il processo di modernizzazione riguardi anche la giustizia amministrativa, e ho condiviso anche l'ammonimento a che non si ceda alla tentazione di disinvestire nella giurisdizione, di non investire più nella giurisdizione. Lui si rivolgeva per la verità al Consiglio di Stato, ma credo che quelle riflessioni valgano per l'intero sistema di giustizia amministrativa. E allora non si può che convenire che anche sull'altro versante della giurisdizione altrettanto sforzo di modernizzazione e altrettanta volontà di investimento
debbano essere fatti propri anche dall'avvocatura, avvocatura di cui è indiscutibile, e non ci stancheremo mai di ricordarlo e di ribadirlo, di sottolinearlo, la soggettività costituzionale ed indubbio il ruolo di coprotagonista nel processo, del e nel processo. Sono confortato nel rilevare che alcune delle indicazioni che il consigliere Montedoro in quel suo scritto proponeva, indicazioni quindi credo di poter dire che provengono dall'interno della magistratura amministrativa, costituiscono istanze comuni all'avvocatura specializzata e rivendicazioni che da tempo anche l'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti, che in questo momento è, consentitemi con malcelato orgoglio di dirlo, il soggetto maggiormente rappresentativo degli interessi degli avvocati amministrativisti, istanze che l'Unione ha fatto proprie. Ad esempio, migliorare e abbreviare i tempi della giustizia amministrativa anche attraverso l'introduzione di riti differenziarsi, adoperarsi per lo smaltimento dell'arretrato anche per tramite dell'aggregazione di magistrati laici, prevedere la costituzione dell'ufficio del giudice, elaborare e definire nuove forme di responsabilità della sfera pubblica alla luce dell'esigenza di accountability dell'amministrazione. Non sottovalutare, anzi tenere sempre presente il tema della responsabilità civile e disciplinare del giudice. Noi le condividiamo, noi le abbiamo fatte proprie, queste istanze le abbiamo proposte con forza e continueremo a farlo in tutte le sedi in cui ci sarà consentito ciò fare. Ma accanto a questi temi ve ne sono anche altri che riguardano più da vicino l'avvocatura, mi limiterò veramente a pochi esempi così da non rubare tempo. Uno di questi temi è ovviamente il tema della formazione specialistica degli avvocati. La formazione è essenziale per la professione, per le parti assistite, per il processo, in definitiva per il Paese. Perché da essa, dalla formazione specialistica degli operatori giuridici, dipende la qualità delle prestazioni che vengono erogate a vantaggio dei cittadini e per la difesa della giustizia. Mi pare pertanto che sia, come dire, un assioma, sia evidente in maniera assiomatica che gli avvocati e i loro organi di rappresentanza non potranno essere pretermessi dagli organi a ciò deputati, dagli organi istituzionali a ciò deputati e in primis dal Ministero della Giustizia, ora in questi giorni, in queste ore in cui si sta nuovamente ponendo mano alle modifiche del regolamento sulle specializzazioni dopo le note sentenze del TAR Lazio. Penso ancora, come secondo tema, all'attuazione del principio di autoresponsabilità, perlomeno in misura più ampia di quanto non sia finora avvenuto, perché finalmente nel rapporto tra Stato e cittadino si sostituisca la condizione di diffidenza e ingerenza il principio di buona fede amministrativa e di reciproco affidamento, principio che dichiara derivazione europea. Anche in questo campo, sono convinto, l'avvocatura può fornire un contributo rilevante sia sul piano del cambiamento culturale, sia sul terreno prettamente operativo, poiché è del tutto evidente che poi è onere del professionista abilitato a testare la conformità alle norme vigenti di progetti e istanze da esso presentati per conto del cittadino cliente, assumendosene naturalmente la responsabilità civile penale. E infine, ma non da ultimo, l'informatizzazione del processo amministrativo, che oggi costituisce la vera pietra angolare delle istanze di modernizzazione, il cui successo, ormai imminente l'entrata in vigore, come voi ben sapete, 1° luglio del processo amministrativo, il successo di questa riforma dipenderà certo anche dalla collaborazione che sapranno rendere gli avvocati, ma la cui attuazione non deve, non può e non deve avvenire a spese degli avvocati o con compromissione del loro ruolo all'interno del processo. Quindi in definitiva è giusto che l'avvocatura, tra gli altri soggetti sociali, sia chiamata a dare un contributo per la soluzione dei problemi del Paese, dei cittadini e delle imprese, pur in un quadro, quello che stiamo oggi vivendo, quello a cui assistiamo, in un quadro di accrescimento di costi, di maggiori adempimenti burocratici e di scarsa, duole rilevarlo, attenzione verso il mondo delle professioni in generale e della professione legale in particolare. Tuttavia, credo di poter chiudere ricordando a me e a tutti voi l'ammonimento che un famoso economista, un premio Nobel, Amartya Sen, diceva: il mercato funziona bene se è bene accompagnato. Ecco, il contributo che può essere chiesto all'avvocatura è proprio questo, di non rifugire dal mercato, ma purché le si lasci il modo e lo spazio per concorrere a elaborare corrette e obiettive regole. Vi ringrazio.